questo invece sul discorso della trasformazione, perché l'ho vista prima su di me, mi sono accorta di guardare in maniera diversa e questo l'ho appreso proprio stando in BTE, spostare il punto di vista. Ed è un po' quello che, no, che le pratiche sì sono tante, per quello che mi riguarda ho memorizzato quelle cose che mi sono servite poi per utilizzarle nella pratica clinica con il paziente e mi sono resa conto che mi affiorano alla mente nel momento che mi servono. E quindi dicevo, caspita, mi stupisco di me stessa, ma non me la ricordavo neanche, e però quando arriva il paziente che ha bisogno di quella cosa, mi torna, riaffiora. Questa io l'ho definita come la magia della BTE, perché è dentro, è una via che è dentro e basta avere il cuore aperto, no? Per farla riaffiorare, senza i muri che mettevo prima, no? Prima mettevo tanti paletti. E quindi anche se voleva affiorare non poteva. Invece nel momento stesso che ho tolto le barriere, quello che era già dentro di me e che mi è stato instillato è emerso poco per volta. E in automatico questo ha permesso anche l'arrivo di pazienti, perché io prima non avevo mai pazienti, non arrivava nessuno. E adesso da gennaio a questa parte continuano ad arrivare. E questa per me è una magia. Però mi sono accorta perché mi sono trasformata io. Ma io mi sono trasformata perché ho permesso appunto che il processo continuasse. E per me è una meraviglia, nel senso poi detto da me che normalmente sono sempre un po' rompipalle, molto Tu rigida, così, è lo stupore, ecco. metti l'accento sia su, potremmo dire, il cambio di stato di coscienza che consente la trasformazione e che consente questo riconoscimento del dialogo con il mondo esterno, del dialogo partecipativo, quello che succede fuori, quello che succede dentro, mi trasformo dentro, si trasforma il mondo fuori. E poi la terza cosa che hai detto rispetto più alla clinica è questa cosa qua che quando serve arriva. Faccio l'esperienza che quando serve arriva. Io ho fatto tante esperienze che quando serve arriva, e allora uno che fonda una cosa, cosa fa? Vede questa cosa qua, in qualche modo gli arriva un modello, tipo il cerchio e il quadrato, ti dice questa cosa qua. Ti dice: guarda che tu sei quadrato a me, cioè se tu molli e ti accorgi che il quadrato lo rispetti, tutto quanto, i tuoi dubbi, i tuoi timori, il bisogno di avere un protocollo, una linea, ma non lo segui e ti affidi, dal cerchio, quindi dal sé, arriva fuori. Perché sei in dialogo partecipativo, il campo è io, te e il campo, e nella domanda c'è la risposta. Perché questo sé è intelligente, fidarsi, altro punto chiave. Però no, c'è questo gioco tra, come diciamo così, atteggiamento mi affido, come epistemologia ho dietro il fatto che il sé sa, intanto, e che questo sé che sa coinvolge me, l'altro, in un campo più vasto ancora, sottosistemi del sé, no? Per cui quanto più io sto nel dialogo partecipativo con l'altro, quanto più affiora esattamente quello che andrà detto, perché c'è questa magia e mistero. È una magia e un mistero. Per noi gli diamo dei nomi, lo chiamiamo sé, potenza integrale, è comunque un mistero. Il punto cruciale, noi abbiamo le mappe del sé, del cerchio, del quadrato, eccetera. Questo sé, se noi adesso lo svolgiamo, lo vediamo come il flusso di coscienza. Visto in termini, come dire, dinamici, la possiamo vedere come l'equivalente del cerchio, come metafora dell'unità del sé. È il flusso della coscienza. Noi siamo immersi nella coscienza, così come è vero che siamo immersi nel sé. Non è che noi abbiamo coscienza, noi siamo immersi. Quindi la coscienza, nel suo sé transpersonale, quindi come coscienza suprema, sa tutto. Dio, l'occhio di Dio che ti vede. La coscienza sa tutto. Noi, piccoli uomini e piccole donne, e qui entra in gioco la fisica quantistica e la quantum creativity di cui parla, per esempio, Dalai Lama, noi, attraverso la nostra attenzione, che sia prima o seconda, facciamo collassare la funzione della coscienza. Ogni volta che noi prestiamo attenzione a qualcosa, tiriamo giù qualche cosa. E detto in termini quantici, la coscienza è un flusso di onda particella che funziona in ottica non lineare, è probabilistica. Ci sono tutte le probabilità che fluiscono in un'ottica interconnessa e non lineare, qua. Noi siamo nel mondo lineare e duale, tiriamo giù qualche cosa e compare. Quindi questo tirare, questo fare collassare la funzione d'onda, e quindi che poi è il mondo ciò che sogna gli sciamani, cioè questo tirare giù
in base all'attenzione che io porto, tiro giù aspetti della coscienza e diventa la mia consapevolezza. E noi abbiamo il concetto degli stati di coscienza e stati di pensiero, che sono i modi con i quali noi tiriamo giù. Se uno stato di coscienza razionale è in uno stato di pensiero mitologico, per esempio, o razionale wishful, tu tiri giù materiali di questo tipo e finisci dentro nell'identificazione dell'io, ripeti i copioni familiari, il karma, mi succede sempre la stessa cosa, perché sei tu che hai tirato giù questa cosa qua, sei nel transcronicizzato e hai tirato giù e si ripete costantemente lo stesso gioco, finché tu con, tipo, seconda attenzione, oltre la mente, consapevolezza, zero. Lascio andare, fluisco, entro in una condizione per la quale tiri giù, fai collassare una funzione d'onda di possibilità creative, di fluidità, di fiducia, e quindi ti arriva la risposta per il tuo paziente. Ovviamente perché diciamo, però non è che vabbè, tanto che è tutto lì, allora andiamo lì. È perché quello che tu tiri giù lo riconosci su questo piano. Quindi la conoscenza, sapere dal punto di vista cognitivo, è come se fossero tante scatole, tu tiri giù questo frutto, o tante, immaginiamoci tante bottiglie di diversa forma e colore. L'afflusso di coscienza è l'acqua e tu la tiri giù e riempi una bottiglia che si riempie secondo la forma. E se tu hai tutte le forme lì, tiri giù creativamente tante forme che si adattano al mondo esterno secondo le forme. Se tu hai una sola forma, per quanto sia creativo il flusso di coscienza, ma tiri giù sempre quella forma lì. Quindi ripeti sempre lo stesso comportamento. E questo è il carattere. O noi diciamo, perché diciamo le posizioni? Posizioni perché dai la possibilità che ci sia questa creatività per la quale, anche se sei finito lì dentro, nell'oralità o nella rigidità, tu possa uscire da quella bottiglia e entrare in un'altra o fluire oltre il carattere o la rigidità. Se invece ti comporti sempre secondo quello schema, determinato da quel dualismo, da quella posizione, tiri giù costantemente, fai collassare costantemente quella componente della funzione d'onda, nonostante che su ci siano tutte le potenzialità.